Buongiorno, appena ci siamo insediati come amministrazione mi sono trovato sul tavolo una richiesta da parte della comunità pastorale vimercatese di vedersi riconoscere il pagamento di crediti pregressi da 5 anni per un importo di 142.000 euro, ce ne sono anche altri 145, ma per le regole stabilite dalla precedente amministrazione bisogna attendere che arrivi la documentazione di fine lavori e di spese realmente sostenute, ma questi primi 142.000 euro erano certamente dovuti. Mi sono documentato e ho provveduto all'immediato pagamento del debito, come è doveroso che faccia un'amministrazione verso i suoi cittadini, quali che essi siano, se il debito c'è. Il risultato è che ho visto nascere un sacco di polemiche, soprattutto da parte di esponenti della precedente amministrazione, sul fatto che se è stato fatto questo pagamento è perché oggi si poteva, mentre prima e negli anni precedenti, a causa del vincolo del patto di stabilità, non potevano essere fatti questi pagamenti. E grazie alla legge Renzi, o meglio alla legge finanziaria di stabilità del dicembre 2015, questa amministrazione avrebbe potuto pagare quel che non poteva essere fatto, cioè pagato dall'amministrazione precedente negli anni precedenti. Non è vero. Guardiamo subito la tabella. Sono andato a documentarmi ovviamente su questa vicenda e, come vedete, dal 2011 a oggi c'è stato un eccesso di rispetto di patto di stabilità, lo vedete in verde sulla colonna destra, per un totale di 3 milioni e mezzo in 5 anni. Sulla colonna sinistra in azzurro vedete quello che ogni anno avrebbe dovuto essere il saldo del debito nei confronti della comunità. Innanzitutto mi sembra che non si possano dire cose così non vere, cioè il patto di stabilità aveva impedito di pagare. Ma la cosa più importante è che, come vedete, ogni anno c'è stato un eccesso di risparmio e di spesa rispetto a quanto chiesto del patto di stabilità per mediamente 700.000 euro all'anno. Non è efficienza amministrativa, non sono soldi spesi o investiti per la comunità e sono oggi 3 milioni e mezzo di euro che abbiamo lì. E non è, come nelle imprese private, si possono usare come quando pare e piace. Questo mi sembrava doveroso comunicare a tutta la cittadinanza in merito non solo e non tanto al pagamento non fatto in passato, ma ai risultati di gestione dei 5 anni precedenti. Grazie. Abbiamo capito come funziona il patto di stabilità. La passata amministrazione poteva spendere altri 700.000 euro in media all'anno per ulteriori servizi o per ulteriori interventi e opere. Quante volte noi cittadini ci siamo sentiti dire che non si potevano fare certe cose perché il patto di stabilità impediva la spesa? Questo non è vero. 700.000 euro all'anno di media da poter spendere in più che non sono stati utilizzati e che adesso non possiamo andare a recuperare. Se penso che è stato venduto l'asilo nido per una spesa complessiva di 400.000 euro all'anno circa, proprio perché l'amministrazione ha detto che non si poteva far fronte a quella spesa, beh, l'indignazione sale dal profondo. Ma la nostra amministrazione vuole essere competente e capace di dare le risposte che i cittadini si aspettano. Questo è l'impegno che prendiamo.